Raggiunto da Vanity Fair all'indomani dell'annuncio di Paola Barale circa la loro separazione, Ratzegan risponde a muso duro alle domande dei giornalisti. L'ex modello e attore, oggi diventato regista di documentari, chiede silenzio e rispetto in questa fase così delicata della sua vita. Dopo quasi 13 anni di amore, si è interrotta la lunghissima relazione con la showgirl italiana e Raz non ha intenzione di aggiungere nulla a quanto Paola ha già scritto su Instagram. Voglio concentrarmi sul lavoro. Poche laconiche parole per commentare quanto sta accadendo nella sua vita, stravolta da quest'evento tanto inaspettato. E pensare che, appena poche settimane fa, la relazione tra i due sembrava essere ancora solida. Al di là del mancato desiderio di sposarsi da parte dell'attore, quello con la Barale sembrava essere un rapporto stabile al punto da non conoscere crisi. Parlando proprio della sua ex compagna, a Vanity Fair aveva dichiarato: "Ho avuto la fortuna di incontrare una donna meravigliosa come Paola che mi ha fatto capire il posto dove vivevo, mi ha fatto mettere radici. È fondamentale avere un posto che puoi considerare casa, un posto nel tuo cuore. Altrimenti crolli, diventi pazzo. Sapere che lei c'era, anche quando non era presente con me in quel momento, mi ha dato il coraggio di affrontare situazioni che altrimenti non avrei saputo fronteggiare. Sai che alla fine non sei solo." La frase sibillina di Ratzegan, pronunciata solo poche settimane fa. Ratzegan primo piano Instagram. Il noto settimanale aggiunge che, una volta spento il microfono, Raz si sarebbe lasciato andare a una dichiarazione ancor più eloquente che, con il senno di poi, assume un significato diametralmente opposto rispetto a quello che gli era stato attribuito all'inizio. "Non capisco quelli che alla fine di una relazione rinnegano il passato, la persona con la quale sono stati per tanto tempo. Se hai voluto bene a qualcuno, è giusto continuare a volergliene." Parole che sembrerebbero materializzare lo spettro della crisi che ha investito la sua storia d'amore con Paola, condannandola alla fine. Chi se ne frega?